Ma ciao amici belli, bentornati in un nuovo episodio di Super Mario 64, mio Dio, bentornati in questo gioco di cacca, bentornati. Cioè in verità non lo definisco di cacca, però sinceramente ci siamo già dato episodi su sto gioco e vorrei giocare anche a Pokémon Spada, ma non possiamo perché prima dobbiamo finire questo donatissimo gioco e oggi andremo nell'ottava area, che è il deserto ed è uno di quelli che odio di più. Quindi ok, perché tanto se non lo faccio ora non lo faccio mai più. Porca di quella miseria, non riesco a salire sopra. Ok, bene così. Signori, ricordo di lasciare like sempre a questa meravigliosa serie che vedete ogni tanto, ormai, perché di tempo diciamo che ne sto avendo ben poco per portarvi questa serie, perché fra lo studio, la scuola e tutto il resto ho avuto poco tempo per caricare video. Quindi immaginatevi raga quando ci sto tenendo a voi, che comunque sia ogni tanto un video esce, meno male. E bene così. Ok, vabbè, già così raga, partiamo. Comunque raga, a parte gli scherzi, sto facendo dei progressi, si può dire anche. Ah, e poi raga, sto pensando di non fare la serie di Pokémon Scudo, ma la serie di Pokémon Spada. Io Pokémon Scudo ve l'ho portato solamente perché mi avevano dato quello in anteprima italiana, però il mio vero let's play sarà su Pokémon Spada e partirà appunto dalla prossima settimana. Sì, lo so, siamo un po' in ritardo, con Pokémon Let's Go Pikachu non mi era capitato di arrivare in ritardo con i video di Pokémon e vabbè, stavolta accadrà, ma non perché l'ho voluto io. Ok raga, mamma mia, quanto ho beccato il palo. Va bene raga, mi sta laggando di già e siamo solo all'inizio dell'episodio, il che è grave. Allora, che poi raga, in quest'area non è per dirvi, ma prendere le 100 monete qui dentro sarà veramente un casino, perché ci metterò un botto a trovarle tutte 100. Vabbè che i Goomba respawnano sempre, porca di quella cosa. Quindi niente raga, vi ripeto, questo gioco non è mai stato semplice. Ok, cerchiamo possibilmente di non farci colpire dai Goomba magari. Grazie. E poi raga, forse ripartiremo anche con Minecraft se ne avrò la voglia. Perché sì raga, in tutto quanto questo tempo cosa pensate che abbia fatto su Minecraft se non ho continuato i mondi? Anzi, il mio mondo.
Ok, dobbiamo continuare a salire, signori. Mamma mia. Quanto è pallosa questa area? Cioè, forse questa è veramente l'area che detesto di più fra tutte. Anzi, no, non è quella che odio di più. Quella che odio di più è l'area numero 9, quindi quella che vedremo nella prossima parte. Oh mio Dio. Sì, raga, ve lo dico sinceramente, le ultime parti di gameplay non mi piaceranno proprio per niente, perché sono le aree più complicate e quindi devo stare sempre più zitto, porca di quella cosa. E poi quella, raga, perché l'inizio gioco è sempre più tranquillo e semplice, invece più vai avanti e più ci scleri su sto gioco. Lo so, raga, purtroppo è così e non ci possiamo fare niente. Ok, ora speriamo che ritorna. Ok, grazie. No. Ok, porco totem, grazie mille. E stellina presa. Siamo tra l'altro a 62, porca di quella miseria. Sto riuscendo nel mio intento di completarlo al 100% questo giochino. Vabbè, dai, meglio così. Che poi, raga, sinceramente, se non avessi portato anche questo gioco sul canale, vi dirò che me ne sarei pentito. Quindi. Ok, ora dobbiamo andare sui quattro pilastri. Sì, perché poi si aprirà una voragine in cui dovremo entrare e battere un boss. Credo, raga, che non dobbiamo fare la spanciata per forza, giusto? Io spero vivamente di sì, perché se no, raga, è un problema, perché nel secondo io non l'ho data la sculata. Ok, non dovevamo dare la culatta, quindi ancora meglio. Ebbene così. Andiamo a battere il boss. Ricordo di lasciare like sempre a tutti i video. E se vi siete persi qualche novità, andatevela a recuperare che non fa male. Ok, raga, questo è il boss. Praticamente sono due mani parlanti. Vabbè, lasciamo perdere, va. Sì, abbiamo capito. E praticamente, raga, le dobbiamo colpire quando c'hanno gli occhi aperti. Sì, o che non riusciranno mai a prendermi. Ok, una mano è morta, l'altra idem. Perfetto. Sì, vabbè, devo dire, è molto semplice, molto soft. Ok.
Ok, andiamo a farci la quinta stellina. E adesso, raga, abbiamo le 8 monetine rosse. Che io già sto odiando, ma questo è un altro discorso. Perché le 8 monete rosse sono la stella più difficile di quest'area. Vabbè, raga, ma ci si prova, insomma. Ah, raga, ricordo che da domani esce una nuovissima serie sul canale che sarà su Minecraft Earth, un nuovissimo gioco della Mojang. E niente, ci faremo una serie sopra se voi volete. Però prima ce lo proviamo e poi vediamo se farci una serie sopra. Quindi, raga, lasciate like se volete che proprio cioè vi porti questo giocone di cui stanno parlando tutti, che tra l'altro, raga, me lo stanno già straconsigliando un po' tutti Minecraft Earth, quindi non vedo l'ora perché dicono che sia un giocone. Ma vabbè, questo è tutto da vedere. Ehi, cinciulla, grazie mille per il cannone. Sì, ma non grazie mille tante al cavolo di pennuto. Vabbè, raga, ci hanno rubato il cappello, ma lasciamo perdere. Parabà, parabà. Grazie. Ok, finalmente siamo con il cappello. Siamo di nuovo Ultra Mega Mario. E qui, raga, in questa parte ci sono le ultime monete rosse da prendere. Ok, grazie. Mi ha lasciato, raga, quella più semplice per ultima. Ebbene così. Allora, noi signori ci vediamo in un prossimo episodio. E niente. Bella.